La Scroll Box di luglio è senz'altro una delle più belle che abbiano mai fatto, secondo ovviamente il mio parere, perché a partire già dal tema del mese fino ai prodotti compresi nella box, sono stati veramente tutti insieme molto interessanti da utilizzare. Infatti io ho realizzato ben 3 disegni, se non sbaglio, mi pare sì, 3 disegni, perché proprio mi hanno ispirata. E niente, come vedete già dalla copertina dello scrollzine, l'obiettivo era di realizzare qualcosa di particolare che avesse come tema Nebula. Quindi Nebula è il tema del mese e infatti lo scrollzine contiene anche tutta una serie di indicazioni utilissime sull'utilizzo dei prodotti compresi nella box. Cioè, parlare che bei disegni che ha realizzato l'artista del mese. E la sezione questa qui dei tips and tricks è stata veramente molto molto utile stavolta, perché per la prima volta ho utilizzato dei colori a base di alcol liquidi e non è stato semplice. Ma iniziamo ovviamente dal solito fogliettino, che stavolta ha cambiato forma, è diventato quadrato, dove davanti ci fanno una piccola introduzione dell'argomento e dietro ci sono appunto tutte le descrizioni dei prodotti. E una cosa che non vi ho detto è che da quando è entrata in vigore la Brexit, praticamente il costo della scroll box è un pochino aumentato di un paio di euro, e il postino vi chiede sempre ulteriori 5 euro e qualcosa, perché purtroppo da questo momento in poi, quindi da che la Brexit è in vigore, si pagano le tasse doganali e la box porta a pagare 5 euro e qualcosa. E vabbè, ovviamente questo è l'adesivo bellissimo, perché ha tutti questi colori così intensi che sono veramente bellissimi, e ovviamente questo è il disegno dell'artista del mese e io ho provato a ricreare una cosa simile. Allora, praticamente ci dicono che questa box diventa per questo mese intergalattica. L'obiettivo è di versare, di immergere, di cospargere l'inchiostro per creare, fare quindi esperimenti con delle diverse forme liquide e astratte che si vengono a creare, per cui utilizzando tutti gli strumenti che loro ci danno si può quindi far gocciolare il colore, si può provare anche a soffiare sull'inchiostro e muovere appunto il pennello fin tanto che il colore è bagnato, perché questi colori, devo dire, si asciugano veramente rapidamente, quindi bisogna essere rapidi e veloci. E c'è però compreso anche un estensore, l'extender, che praticamente permette comunque di far riavvivare il colore, l'inchiostro, e quindi di poterlo di nuovo comunque utilizzare. Ma veniamo ai prodotti inclusi nella box. Allora, il primo prodotto che troviamo nella box sono i Marabou Alcohol Inks, e sono di 3 colorazioni diverse, ovvero abbiamo il blu, e questo è il Caribbean blu, poi abbiamo il magenta, classico magenta, e il Diamond Sparkle, che è un bianco, e come vedete infatti questo va agitato, e poi c'è l'extender. Allora, questi colori permettono di essere, diciamo, utilizzati con diverse tecniche per la loro stesura, e sono dei colori molto pieni e brillanti che si asciugano però molto molto rapidamente, non hanno acidi e possono essere anche mescolati insieme per creare altre tonalità,
Ovviamente la loro performance è migliore su un tipo di carta non assorbente, però possono essere utilizzati anche su qualunque altro tipo di superficie che comunque sia sempre non assorbente, quindi il vetro, il metallo, la ceramica, la porcellana. Una cosa che è stata suggerita nei tips and tricks è che per utilizzare questi colori occorre ovviamente mettere dei guanti perché macchiano tantissimo e proteggere anche la superficie dove si lavora. E si può, diciamo, combinare insieme a questi inchiostri, si possono combinare insieme i pennarelli o comunque i marker questi, ovvero gli Sharpie, che sono a loro volta colori a base di alcol. Io, come vedete, ovviamente da amante quale sono del disegno, ovviamente gli Sharpie ce li avevo già e li ho utilizzati anche nelle mie creazioni. Sono colori che io avevo comprato pensando di utilizzarli, che ne so, per l'agenda o comunque sui libri per studiare o comunque per sottolineare o comunque anche nel momento in cui vado a prendere appunti per dei corsi che sto seguendo, ma in realtà sono colori difficili da utilizzare per questi tipi di utilizzi perché passano molto attraverso la carta, il foglio. Il foglio può essere spesso quanto volete, ma questi passano e quindi il fatto da utilizzare per esempio su un libro o su un quaderno sono difficili da utilizzare proprio perché passano oltre, per cui li uso poco, però non sono per niente male perché sono veramente colori molto molto pieni. Poi, oltre a questi, l'altro prodotto incluso nella box è... poi ci dicono anche dell'extender, ovviamente, no, che è quest'altro, che però a me purtroppo mi si è un pochino colorato, in realtà era trasparente. Praticamente questo extender serve a prolungare il tempo di asciugatura e di lavorazione dell'inchiostro, perché appunto lo rende molto più liquido e favorisce quindi maggiormente il tempo di lavorazione, quindi di stesura, e permette anche di schiarire i colori o di ravvivarli, aumentando anche la trasparenza. E quindi questo è l'extender. Oltre a questo abbiamo poi questo altro, che io comunque già ne avevo un altro. Come vedete, infatti, come vi dicevo, i colori tendono veramente a macchiare tantissimo. Questa è la pipette, ovvero serve sia per mescolare i colori, quindi, ma anche per aggiungere i colori, l'inchiostro al disegno. Quindi si può utilizzare per la tecnica della marmorizzazione o anche per applicare l'extender, quindi direttamente il colore o l'extender. Poi l'altro strumento che ci danno in dotazione è questa cannuccia di carta, ovviamente, che serve appunto a soffiare leggermente sul colore per creare appunto le diverse forme. E poi abbiamo questo pennello che, come vedete, infatti è completamente colorato, è completamente macchiato, però la punta è pulita. Questo è utile appunto per gli acquerelli, ma anche per i colori acrilici, per i colori a olio e a base di alcol con le setole sintetiche. E poi questo tipo di carta, che io ovviamente non avevo e è stato veramente divertente utilizzarla, questo è lo Yupo Pad da qui da 10 fogli a 5 e come vedete ha una carta che è molto molto lucida e al tatto infatti è liscissima, sembra quasi plastificata. Infatti è un tipo di carta non porosa, fatta appunto senza acidi, con un pH neutro, quindi è idrorepellente, resistente alle macchie e quindi non passa oltre il colore, e per cui è un'interessante alternativa rispetto alla carta tradizionale.
E ora vi faccio vedere i capolavori che ho fatto io, utilizzando anche gli Sharpie. Allora, questo è stato il primo disegno che ho fatto, cercando appunto di creare l'effetto, diciamo, di tipo due galassie che si scontrano. Come vedete, questi riflessi bellissimi che ci sono dovuti proprio al questo qui, al Diamond Sparkle bianco. Allora, l'effetto è quello dell'extender, perché quando si applica anche il bianco il colore tende comunque ad espandersi, però crea comunque questo ulteriore effetto luminoso bellissimo. E come vedete il colore qui non passa neanche lo Sharpie, quindi questa carta è adattissima per questo tipo di tecnica, ed è stato veramente divertente creare queste cose, mi è piaciuto tantissimo. Poi ho voluto creare quest'altra creazione, diciamo, dandogli questo effetto di movimento, cercando di creare appunto queste tipo linee che si intersecano, e anche qui ho voluto aggiungere delle macchie di bianco pearlescente perché mi piaceva troppo l'effetto. E poi ho creato quest'altro che vediamo se riesco a farvelo vedere meglio, ok, che dovrebbe essere una specie di montagna con degli alberi, insomma, ho creato appunto anche qui, ho cercato di creare un effetto del cielo, e a me questo effetto piace tantissimo, cioè veramente, io sicuramente questi colori, questa carta li utilizzerò di nuovo, perché è troppo troppo divertente. Quindi, come avete visto, questa box mi ha veramente molto ispirata ed è stato veramente divertentissimo utilizzarla. E quindi fatemi sapere se vi piace quello che ho fatto, insomma, se vi piace in generale l'idea della scroll box. E ovviamente vi aspetto sui social, soprattutto Instagram, e se vi va iscrivetevi anche qua e ci vediamo al prossimo video. Ciao!